ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di HP Biker. E siamo qui, guardate, a Betone del Brennero. Stiamo andando verso la Betone, anche se in realtà non penso che ci arriverò oggi, perché sono già le 11 e probabilmente oggi pomeriggio devo fare una cosa, per cui non ci arriveremo, perché mancano ancora troppi chilometri. Noi mancano ancora almeno 70-80 chilometri e penso che me lo eviterò. Se riesco arriverò, cercherò di arrivare a Sestola, ai piedi del Monte Cimone. Salve, tante belle mutine, salve. Pieve Pelago, Rio Lunato. E noi tiriamo dentro. Finalmente siamo in sella Duke 125 per un girettino un po' al fresco, perché veramente sono partito da casa e ci sono stati 45 gradi. E non ne posso più ragazzi in sto caldo, dovevo venire a prendere un po' di fresco su per di qua, perché c'è un caldo veramente allucinante. Questa strada da qui in poi è molto bella, il primo pezzo ve l'ho evitato perché è praticamente tutta dritta, è una statale, è drittissima, mi sono rotti i coglioni in una maniera pazzesca, ai 90 all'ora così con le macchine che frenano di continuo, perché poi c'è una valanga di velox, poi per passare un paesino c'erano 1000 semafori, zeccanda, ci ho messo 40 minuti, ho un gruppo di moto serio. Vabbè, serio, non esageriamo, ci sono due GS. Quella rossa mi sembrava il multistrada della Ducati, ma non penso sia un multistrada, anzi, non lo è. Raga, però se stiamo a questa velocità ci mettiamo 8 anni, eh. Cioè, devo tornare indietro io fra un po', raga. Grazie. Molto gentile, amico. Vecchio, però. Qua tutti fanno gli sboroni perché c'hanno i 1200, facile così. Questo ha scalato una marcia, un momento perde il passeggero, così in tranquillità, non so se avete visto che stacco ha fatto. Che bel fresco, cioè no, in realtà non potete sentire, però fidatemi di me, fidatevi di me, perché è veramente una cosa pazzesca. Questo sta andando tra l'altro po' piano per i miei gusti, c'hai un 1200 bomber, ma ma io tutte le volte che vengo in moto rischio di prendere l'acqua, raga, non è mica possibile. Oh, guardatemi lì il Monte Cimone. Ah, che col Cypicar, spettacolo. Quasi quasi lo compro anch'io un sidecar ad attaccare alla Duke. Deve essere divertente. Girettino al fresco, dai, dai, c'è l'open corsa, ce la può fare l'open corsa, dai, dai, dai che lo sorpassi, dai, confido in te, dai, eccolo, invece no. Tipo, raga, i ciclisti su
su per queste strade qui veramente vi fanno una pena, poi non pena, pena in realtà no, perché alla fine è una loro scelta di venire di super di qua, per cui io raga non ci verrei neanche zecanta per soldi. Corsa ha messo il turbo, guardala, attenzione, corsa turbo, accelerato raga, H. Spettacolo. Eccolo qua il Monte Cimone raga, guardate ma che spettacolo. Adesso sì che mi ha fatto passare, adesso ce ne diamo un po'. Salve. C'è odore di grigliata, raga, no. La griglia, no. C'ho fame. Raga, spegnete quella cazzo di griglia. Oh, vediamo bene che belle curvettine. Questa nuvola promette non benissimo, per niente male proprio, cioè per niente bene in realtà, scusate. Curva, dove vai a finire te? Che non ti conosco. Oh, guardate mo che panorama. Ditemi se non vi porto a vedere dei panorama strafighi. Sinceramente non ho la minima idea di quanti chilometri possano mancare a Sestola o comunque al prossimo paesello, perché Sestola è netta, senza gradino, questo era un marciapiede raga. Sestola dovrebbe essere ai piedi del Cimone, però qua ci stiamo allontanando, per cui non lo so, mi sto un po' perdendo. E non c'ho proprio sbatti di tirar fuori il telefono, guardare il navigatore. Ci sarà bene un cartello fra un po', no? Cosa dite voi? Speriamo. Tipo sto cacchio di paesello, come cacchio ti chiami? C'è anche la chiesa, dai, sarà una metropoli. Vediamo che metropoli. 15 abitanti. Sono imposto il tempo limite delle 11:20, poi devo tornare indietro, per cui fra ben 7 minuti. In 7 minuti però si possono fare tanti chilometri. Cosa dite voi? A fuoco? No dai. Ah, è lì il Cimone. Ah, ma ci stiamo avvicinando allora, vedi? Vedi?
Che spettacolo sta strada, raga, è veramente uno spettacolo. Penso che verrò a farla più spesso quando ci avrò più tempo di arrivare fino alla Betone. Merda, questo è un tornantino della Madonna. Molto bene. Strada di merda con le buche. Niente ragazzi, io concludo qua questo video, vi faccio un piccolo spoiler dicendovi che arriveremo alla Betone, per cui mi raccomando rimanete sintonizzati qua sul canale di HP Biker. Io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo video, che ovviamente sarà sempre in sella, Duke 125 2017. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate di questa piccola serie che andremo a fare, penso che saranno circa 3 video, quindi mi raccomando ragazzi, rimanete qua su YouTube sintonizzati su HP Biker, perché se ne vedranno veramente delle belle. Io vi saluto, ciao belli!